Dunque, iniziamo questo ultimo venerdì. Oggi vorrei toccare tre argomenti. Il primo, già annunciato, è vedere insieme la soluzione col database di quell'esercizio sulla lista della spesa che abbiamo iniziato a fare mercoledì scorso. Avevamo fatto le funzionalità minime di visualizzazione e di inserimento, magari diamo un'occhiata insieme al codice che pubblicherò poi dopo, adesso ho appena finito di fare gli ultimi ritocchi, quindi non è ancora stato pubblicato, che implementa, diciamo così, completamente quella funzionalità. Il secondo argomento di oggi sono i fogli di stile, cioè come utilizzare, un approfondimento sui fogli di stile, cioè come utilizzare il box model e le proprietà del layout per costruire l'impaginazione del sito essenzialmente. Ciò che abbiamo visto finora sui fogli di stile era utile di fatto a controllare i caratteri, i colori, gli sfondi, poco altro. Adesso impariamo a fare diciamo, formattazioni avanzate anche con i fogli di stile. E il terzo punto che vorrei lasciare in fondo è fare un preview, no, su un sito a cui ci ispireremo poi in gennaio per fare la parte pratica della tesina del corso, no? Quindi nella pratica vi faccio vedere il sito da cui poi estrarremo un sottoinsieme delle funzionalità, chiaramente non facciamo una replica completa, così magari potete cominciare a giocarci, a guardarlo, a farvi un'idea e in gennaio cominciamo a realizzarlo. Dopodiché io durante diciamo così, le prossime settimane, quindi prima della fine dell'anno, così come diciamo così, promesso nelle regole d'esame che vi ho detto all'inizio, vorrò pubblicare già il testo della tesina che sarà da consegnare per la fine della sessione di esami che si terrà intorno all'ultima settimana di febbraio, qualcosa di questo genere. Le date del compito scritto non le so ancora, usciranno. Ma poi negli ultimi giorni della sessione, le lezioni ricominciano il 5 marzo per il secondo semestre, quindi direi in quella settimana precedente troveremo un giorno in cui fare la valutazione delle tesine. Il testo delle tesine lo pubblico in modo che possiate cominciare a lavorarci già dal rientro, no? Quindi il mio obiettivo è sempre quello di pubblicare il testo della tesina un mese prima dell'inizio della sessione, quindi un mese di anticipo più la durata della sessione fanno quasi 2 mesi di tempo perché possiate lavorare. Quindi nel frattempo appunto diamo un'occhiata al sito a cui ci ispireremo come per la specifica della tesina. Ok, andiamo con ordine. Primo passo è, vabbè, noi ormai ci siamo già stufati di vedere questa pagina con la lista della spesa. Quello che vediamo adesso è un'implementazione, diciamo, chiamiamola nuova, no? Completamente basata sulle basi dati, quindi noi sappiamo già che ci sono le varie funzionalità, posso spostare in su, in giù, eliminare una voce, modificare una voce esistente e così via, e passare a una visione adatta alla stampa. Queste funzionalità già le conosciamo, già funzionavano, semplicemente quello con cui ho lavorato adesso invece sta lavorando con una lista della spesa che in realtà è memorizzata nel database, così come si vede qua, rinfrescando la tabella, queste voci sono all'interno del database con un campo ordine che specifica in che ordine devono essere visualizzate. Tutto questo si basa di fatto sul pattern DAO che abbiamo visto la volta scorsa e quindi il componente più importante di tutto questo sito, in questo caso, è questo Bing, è questa classe, pardon, non è un Bing, che abbiamo chiamato lista spesa DAO. E questo componente lista spesa DAO ha una serie di metodi che vediamo qui, dove vediamo, una parola grossa se siete lontani, un metodo aggiungi, elimina, un filler della lista della spesa per interrogarla, dammi il numero massimo d'ordine, dammi il messaggio corrispondente, modifica, pulisci, sposta, eccetera. No? Questo oggetto DAO
esegue tutte le operazioni previste sull'oggetto del database che rappresenta la lista della spesa. Ciascuno di questi metodi tipicamente farà una query, una o più query nel database, per modificare dei dati, aggiornarli, inserirli o cancellarli, oppure semplicemente interrogarli e restituirli. Questo componente viene chiamato direttamente dal controller. Il controller istanzierà un DAO e gli dirà: senti, ho bisogno di sapere qual è il numero massimo, il numero di elementi che ci sono adesso nella lista, oppure ho bisogno di sapere come si chiama il quinto. E questo DAO, quando deve restituire dei dati, lo farà andando a popolare, come ad esempio il metodo fill lista spesa, che è quello che abbiamo visto insieme la volta scorsa, andando a popolare opportuni bin, che sono stati anche lì nuovamente creati dal controller. Quindi il controller, ricordiamo il disegnino che diceva che il controller conosce il DAO e conosce i bin, il DAO conosce i bin e conosce il database, il bin non conosce niente, semplicemente gestisce i propri dati, e questi sono i ruoli delle varie parti. Cosa ci può essere di interessante? Beh, io di fatto, dove è andato? Sono state aggiornate un po' tutte le classi, possiamo vedere le varie, rivedere insieme velocemente le varie funzionalità. La volta scorsa abbiamo fatto insieme il do lista, che visualizza la lista, di fatto crea lista spesa DAO e gli chiede fill lista spesa, riempimi il bin lista spesa, per poi passare alla vista, fare un forward alla viewlista.jsp, la riga sopra la vediamo tra un attimo, viewlista.jsp, che è di fatto invariato, quasi invariato rispetto alla versione precedente, perché di fatto prende l'oggetto lista spesa e lo disegnano in HTML. La stessa cosa succede per l'aggiunta di un nuovo elemento. Il do aggiungi era il controller che riceve la voce da aggiungere dal form, aggiungi in basso, e deve inserirla nel database. Qui c'è una piccola variante che ho fatto rispetto a ciò che avevamo sviluppato in aula. C'era un piccolo backup per cui se io scrivevo aggiungi senza indicare nulla, questo andava ad aggiungere delle righe vuote nel database, che non era carino avere delle voci della spesa vuote, quindi ho aggiunto questo minimo controllo del tipo attenzione che se ciò che l'utente sta per aggiungere è vuoto, non aggiungerla, aggiungere solamente se c'è qualcosa, ma una modifica minima. L'altra modifica che vorrei commentare insieme a voi è questa rispetto a ciò che abbiamo fatto in aula. In aula abbiamo detto, va bene, a questo punto abbiamo la doAggiungi.jsp, ha fatto il proprio lavoro e devo tornare alla pagina di visualizzazione della lista. Ma non posso fare un forward direttamente sulla view lista, perché la view lista si aspetta di avere un bin lista spesa già popolato. Quindi qui, prima di fare il forward verso view lista, dovrei chiedere sempre allo stesso DAO, per favore riempimi anche il bin view lista. E quindi dovrei, in certo senso, ogni volta che faccio, che sto per fare un forward verso la view lista, dovrei ripopolare, di fatto ricopiare la funzione che popola questo bin. Non è bello, no? Perché di fatto significa ripetere funzionalità in più posti. Allora, la volta scorsa avevamo trovato una soluzione che era quella di fare un forward non alla vista, ma all'altro controller, il do lista, che è quello principale, il quale ovviamente si occupava di chiedere nuovamente al DAO di fare l'interrogazione del database, riempire il bin e finalmente fare il forward alla view lista. Questa operazione qua di forward ha un problema però, no? Che è minore per carità, però proviamo ad analizzarlo. Adesso tolgo il commento, qui siamo nella do aggiungi, quella della volta scorsa, quindi sono tornato alla condizione della volta scorsa. Fatemi fare un commento qua e cerchiamo di capire qual è il problema. Qui sono sulla do lista, io aggiungo una voce nuova e clicco su aggiungi. Viene chiamata la do lista, scusate, la do aggiungi, la quale fa il database, poi fa il forward da do lista e poi fa il forward da view lista. Quindi in un secondo scattano tre pagine.
Il problema qual è? Guardate sull'indirizzo. L'indirizzo è rimasto 2aggiungi.jsp, punto interrogativo, voce nuova. Quindi l'utente si vede una pagina che è di fatto un elenco, ma quella URL là è ancora il comando di inserimento. Se per caso l'utente facesse, perché magari non ha caricato bene la pagina, perché non la vede bene, perché va a sapere, facesse un refresh, anziché ricaricare, che tu vedi la lista della spesa, fai aggiorna, ti aspetti di vedere la lista aggiornata. In realtà ogni volta che faccio rinfresca la pagina aggiungo una nuova riga, perché l'indirizzo è rimasto quello del 2 aggiungi. Allora, come faccio a modificare questo indirizzo? Posso usare, perché il meccanismo di forward non modifica la URL che è stata richiamata. Quella è la richiesta HTTP, era per questa, poi la risposta mi è arrivata da un'altra pagina che è stata raggiunta in forward, ma il browser non lo sa e quindi come indirizzo mantiene ancora quello vecchio. Allora il meccanismo che usiamo è quello di non fare un forward, no? Per questo è il motivo per cui l'avevo commentato, ma usare un meccanismo di redirect. La redirezione che cos'è? La redirect è un tipo di risposta HTTP. Quando noi chiamiamo nel protocollo HTTP chiamiamo una pagina, normalmente questo ritorna con una risposta con codice 200, ok, c'è la pagina. Oppure con codice 404, pagina non trovata. Oppure con codice 500 qualcosa, errore del server, se ha generato un'eccezione. Ci sono anche dei codicilli del 300, 302, 304, 303, che dicono al browser, guarda che a questa richiesta ti rispondo dicendo per favore di chiamare una pagina diversa. Il browser dice dammi get, come si chiamava questa, 2aggiungi.jsp, punto interrogativo qualcosa. Ciò che torna indietro come risposta non è l'HTML della pagina view, ma è un codice che dice, caro browser, la risposta non ce l'ho, ma la puoi chiedere a questo signore, dolista.jsp. Vediamo se riusciamo a vedere la documentazione di questo metodo sender direct. Vi invito sempre a cercare di farlo, andate a leggere cosa fanno i metodi, non fate solamente copia e incolla. Invia una risposta di tipo temporary redirect, redirezione temporanea al client, quindi al browser, usando la URL specificata come indirizzo della redirezione e azzera il buffer. Vabbè, azzera il buffer vuol dire che l'eventuale HTML che era stato già generato non viene mandato al browser. Chiamare questo metodo imposta il codice 302 found, vabbè, un codice di risposta HTTP, e poi ci spiega le URL se sono relative, se sono assolute, come vengono interpretate. Per cui ciò che stiamo facendo qui è, fatemelo scrivere sotto come commento, noi il browser ha fatto un HTTP get della pagina 2 aggiungi punto .jsp, punto interrogativo, nome, voce, uguale qualcosa. In corrispondenza di questa, il server darà un HTTP response che contiene il codice 302, no? Giusto? Diceva 302 un secondo fa. 302. Redirect a dolista.jsp. Quindi non ti do la risposta vera, ma ti do una risposta che dice, caro browser, per favore fammi una richiesta nuova a questa pagina qui. Allora il browser subito dopo farà una nuova richiesta a dolista.jsp. La dolista.jsp di nascosto farà un forward a
a viewlista.jsp, la quale viewlista.jsp finalmente manderà un HTTP response pari a 200, ok, con l'HTML della pagina. Quindi io sto chiedendo al browser la collaborazione di farmi una nuova richiesta. Che effetto ha questo? L'effetto è che quando l'utente vede questo HTML, l'HTML è associato all'indirizzo della richiesta che è stata fatta, doLista, e non alla prima richiesta doAggiungi. Quindi quando vogliamo in certo senso dimenticarci l'indirizzo della richiesta, possiamo fare una redirect che passa dal browser. È più lento ovviamente, perché il forward è un meccanismo interno al server. Il redirect prevede che io mandi una risposta, la mando al browser che è stato dall'altra parte del mondo, e quest'altro qua mi rimanda un'altra richiesta per una pagina doLista.jsp. E questa richiesta è una richiesta nuova. La doLista non sa più, non ha più nessuna relazione questa seconda richiesta con la prima. Questa è una richiesta nuova. È come se io avessi fatto, e in alcuni siti vecchi si vede ancora, quando io faccio la doAggiungi, tante volte vedete una pagina di conferma inutile che dice la voce è stata aggiunta con successo, clicca qui per proseguire. Ok, a volte si vede ancora in alcuni siti. Perché? Ma perché chi ha creato quella funzionalità non sapeva più cosa mettere come pagina di vista dopo che la richiesta è stata mandata. E non poteva fare un forward direttamente, altrimenti rimarrebbe all'indirizzo sbagliato e eventuali altri refresh avrebbero modificato i dati. E allora mette una pagina di atterraggio stupida e obbliga l'utente a cliccare su un link per poter tornare all'elenco. Ecco, in realtà non è necessario obbligare l'utente, ma possiamo obbligare il browser. Questo click lo fa da solo il browser, non c'è bisogno dell'utente che clicchi. Quindi ogni volta che dobbiamo ripartire da capo, di fatto rimandiamo all'index della home page del sito, eccetera, possiamo, conviene fare un redirect piuttosto che un forward. Così di fatto si azzera l'indirizzo vecchio e si riparte da una pagina pulita. Tra l'altro qui in mezzo ovviamente la response è finita, quindi qua tutti i bin di richiesta vengono cancellati, ovviamente, perché ho mandato la risposta. E quando io mando la risposta, la request è finita. Quella sotto è un'altra request nuova. Io mi fido che il browser farà, perché insomma fa parte del protocollo HTTP, è uno degli impegni che deve avere il browser. Quindi ogni volta che dobbiamo passare da una pagina all'altra, dobbiamo sempre scegliere tra un meccanismo di forwarding, che è una cosa interna al server, non cambia l'indirizzo di chiamata e mantiene il contesto della richiesta, rispetto al meccanismo di redirect, che invece chiude questa richiesta e coinvolge il browser nel decidere, no, qual sarà la prossima pagina da richiamare. Dopodiché la doLista viene richiamata, fa il suo lavoro, crea il bin e poi fare la forward alla vista, va bene. Allora, se faccio così, vediamo se riesco a commentare tutto. Così. Allora, che differenza c'è rispetto a prima? Che quando io aggiungo un'altra voce nuova, clicco su aggiungi, viene ovviamente aggiunta perché la doAggiungi.jsp viene chiamata correttamente, ma se guardate nell'indirizzo questa volta compare la doLista.jsp, proprio grazie al meccanismo di redirect. C'è stata una richiesta in più, un passaggio in più, ma dà un risultato finale più stabile, no? Una delle, se vogliamo, linee guida è che ogni volta che c'è un indirizzo, di fatto un refresh di una pagina non dovrebbe mai cambiare il contenuto del database, il contenuto del sito, ma dovrebbe semplicemente rigenerare quel contenuto lì. Si dice che le richieste in GET dovrebbero essere idempotenti, cioè ripetute più volte danno sempre lo stesso risultato. O se danno risultati diversi è perché qualcos'altro li ha cambiati, no? Ma non perché la pagina, richiamandola più volte, fa più volte lo stesso, crea più volte lo stesso effetto. Ok,
Quindi una riga sola, ma per spiegare un meccanismo. E tutto il resto, se vogliamo, segue la stessa filosofia. C'era un due elimina, per farla facile. Due elimina precedentemente chiamava il metodo elimina del bin lista spesa, ma adesso l'abbiamo tolto perché i dati non sono più nel bin, sono nel database. E quindi di fatto prendo il parametro posizione della voce da eliminare e chiedo al DAO questa volta, non più al bin, di eliminare quella voce. E il metodo elimina, cosa volete che faccia? Prenderà la voce e farà un delete nella tabella. Qui faccio qualche piccolo controllo per controllare che l'indirizzo della voce sia nel range permesso. La query da fare è di questo tipo: cancella dalla lista le righe in cui il numero d'ordine è uguale al valore che ti ho passato. Qui c'è un execute update, non più un execute query perché è una query di aggiornamento, e il valore di ritorno deve essere 1. Deve essere 1 perché quante righe avrò aggiornato, il valore di ritorno dell'execute update, ricordiamoci che è il numero di righe modificate dalla query. Se l'ho modificata più di una o meno di una, c'è andato qualcosa storto, quindi piantiamo tutta l'applicazione, altrimenti posso andare avanti. In realtà c'è un altro lavoro da fare. Dopo che ho cancellato l'elemento 3, tutti gli elementi successivi, a questo punto avrò 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Allora devo scalare di 1 tutti i valori successivi. Quindi ho cancellato il 3 e poi dico, guarda, tutti quelli che hanno il numero d'ordine maggiore di 3, decrementa di 1 il numero d'ordine. Quindi quello che era 4 diventa 3, quello che era 5 diventa 4 e così via. Quindi faccio, di fatto, per fare questo delete faccio 3 query. Una per ottenere il massimo numero d'ordine, che ovviamente fa una query per saperlo. Una per veramente cancellare la lista e una per aggiornare i numeretti delle altre voci, in modo da non avere nessun buco nella sequenza dei numeri. Poi ci sono, dunque, quali altre funzioni ci sono? C'è la do pulisci, che è ancora più semplice. La pulisci. E vedete che tutti questi metodi finiscono sempre facendo un redirect ad ulista, che per noi è la home page in pratica. Quindi torniamo sempre lì. In questo caso il metodo pulisci è ancora più semplice, nel senso che l'unica istruzione che deve fare è un truncate, istruzione SQL truncate, azzera, no? Cancella il contenuto di una tabella. Non cancella la tabella, no? Cancella semplicemente tutte le righe della tabella. È come fare delete from lista where 1, cioè tutte le righe che, no? E vabbè, qui di nuovo banale. Questa è un'operazione che non facciamo quasi mai. Adesso l'abbiamo fatta in questo esempio, ma lo uso come pretesto per cominciare a dire che normalmente nelle applicazioni web dalle tabelle dei database non si cancella mai niente, o quasi mai niente. Nel senso che l'istruzione, beh, truncate è molto drastica, pulisce una tabella, ma anche il delete sono operazioni che cancellano una riga di dati, non c'è nulla di male di per sé. Però proviamo a pensare a un sito web vero, in cui ho degli utenti, questi utenti hanno dei contenuti, che saranno dei messaggi, delle foto, quello che hanno. L'utente a un certo punto vorrà magari cancellare, no? Un elemento. Abbiamo un elenco di mail e la cancello. Adesso il caso delle mail è un po' al limite, perché occupano spazio. Normalmente quello che si fa quando si sviluppa un'applicazione web è che quando l'utente chiede di cancellare qualche cosa, io non lo cancello fisicamente dal database, ma semplicemente lo marco come cancellato. Quindi nella mia tabella faccio spesso una colonna in più, booleana, che posso chiamare valido, oppure al contrario la chiamo cancellato, che mi marca quali sono i dati ancora validi, ancora non cancellati. Se l'utente dice voglio cancellare un dato, io semplicemente metto a vero oppure a falso quella colonna, e quindi ovviamente tutte le query successive, quando estrarranno i dati, dovranno sempre dire e selezionare solamente il sottoinsieme di dati che ha quel flag valido oppure non cancellato.
Questo è utile per due motivi. Uno, perché mi costa zero a quel punto fare l'operazione di undelete, no? Annulla la cancellazione, perché basta di nuovo ripristinare quel flag. Due, perché se per caso quell'elemento fosse in relazione con altri, sai, nelle varie tabelle o c'è la chiave esterna che punta a quell'elemento, comunque la riga del database esiste ancora, quindi può ancora sopravvivere nelle relazioni. Ma soprattutto perché mi permette, come gestore del sito, di poter fare delle statistiche posteriori. Cioè, immaginiamo che sia un sito di messaggistica o cose di questo genere. Alla fine dell'anno, quanti messaggi ho fatto spedire? Da chi? Di che tipo? Con che argomenti? Questi sono argomenti, diciamo, operazioni di analisi che sono molto preziose per il gestore del sito, capire cosa fanno i propri utenti. Ma se io poi ho cancellato dei dati nel frattempo, non lo posso più sapere. Se invece i dati me li tengo, li posso utilizzare a fini statistici, per fare delle analisi su come sta andando il sito. E questo in realtà è il vero motivo principale per cui è sempre meglio non cancellare nulla. Quindi anche quando vi cancellate da un sito, è molto probabile che i vostri dati rimangano sul sito, semplicemente il vostro utente viene disabilitato. Poi normalmente, qual è lo svantaggio di non cancellare mai niente? Che queste tabelle crescono, no? Cominciano a crescere, a occupare sempre più spazio e quindi il database diventerà via via sempre più lento nel fare le sue interrogazioni. Ma allora si adotta una politica di svuotamento progressivo. Cioè, a un certo punto prendo i dati di 6 anni fa e li copio su un altro database che non è quello su cui gira il sito. I dati cancellati li tolgo fisicamente dal database di produzione, ma non li cancello, li copio da un'altra parte, da cui potrò continuare a fare le mie analisi statistiche. Quindi delete esiste come, o truncate esistono come istruzioni SQL, ma nella maggior parte dei casi, a meno che non siano tabelle temporanee, usa e getta, si tendono a lasciare i dati comunque nel database. Le funzioni un pelino più complicate erano quelle di modifica e sposta su e giù. La modifica è ancora relativamente più semplice. Avevamo, ricordiamoci che era un passaggio fatto a 4, c'era la do modifica che estraeva il nome della voce, il valore della voce, il messaggio, e faceva un forward alla view modifica, la quale predisponeva il form di modifica. Quindi do modifica, view modifica, sono questa coppia di azioni. Che cosa devono fare? Devono creare un bin apposito modifica voce in cui c'era solamente, che rappresentava qui il form data, quindi il campo del form, che è composto di due campi che sono la voce e la posizione della voce. La posizione della voce mi viene passato come parametro della richiesta, perché fa parte del click sul modifica che ho fatto. Il testo della voce lo vado a chiedere al DAO getMessage, che farà la query più semplice di tutto il Bing, che semplicemente dammi la voce di questo numero d'ordine, sotto forma di stringa. Quindi è la parte semplice, no? Restituisce questo e faccio un forward alla view modifica. La view modifica non l'ho toccata, non l'ho dovuta modificare di un byte solo, perché andava già bene così, prendeva il bin. Di fatto le operazioni che ho fatto per portare questo sito sul database sono state tutte operazioni sui controller, le viste andavano bene così. In realtà le ho viste, le modificate 2 o 3, semplicemente modificando lo scope del bin lista spesa, perché inizialmente era un bin di sessione, adesso è diventato solamente un bin di richiesta, perché non deve ricordare tutti i dati per sempre, perché ci pensa già il database. E questo bin chiama, quando l'utente ha modificato la cosa, chiama la doModificaAction passandogli il parametro voce, cioè il messaggio modificato, e la posizione a cui questa voce si trovava. E il doModificaAction di nuovo chiamerà, ovviamente estrae i dati dal bin, e poi gli passa al DAO col metodo modifica, passandogli la posizione della voce e il messaggio. Metodo modifica, di nuovo fa una query. Vedete che lo schema è sempre lo stesso, no? Fa una query, in questo caso di update,
imposto la voce uguale a questo messaggio dove corrispondente a un certo numero d'ordine che è quello che ti passo. Poi farai i suoi controlli, controllo le eccezioni SQL, eccetera, eccetera. No? Ma di nuovo, di tutti questi metodi, normalmente c'è una riga che è quella intelligente, che, dove c'è la query, e il resto è la solita infrastruttura, apro la connessione, eccetera. Questa è la do modifica. Nuova 2, W, via. Quelle un pochino più complicate, invece, sono la su e giù, no? Per spostare gli elementi della lista. Perché spostare gli elementi della lista significa andare a cambiare nel database i numeri d'ordine. Quindi adesso vedete 1, 2, 3, 4, 5, vediamoli in ordine. Facciamo un select asterisco from lista, order by ord, punto e virgola. No. Sono ordinati in questo modo. Se io volessi spostare in giù questa voce che ha indice 2, semplicemente dovrei mettere al posto di questo 2 un 3 e al posto di questo 3 un 2. Come si fa a farlo? Si riesce a fare una query che modifichi contemporaneamente queste due righe? Voi che siete bravi di SQL? Io non ci sono riuscito, neanche. Perché sono due righe diverse. Io, se io faccio un update set ord uguale 3, where ord uguale 2, quindi al posto del 2 metto il 3. E poi dovrei fare set ord uguale 2, where ord uguale 2. Però se faccio così non va bene, perché il 2 l'ho già modificato, non va bene per due motivi, nel senso che io qua il 3 non lo posso mettere. Se provassi a mettere un 3, il database mi dà uno schiaffo perché mi dice no, sulla colonna ord hai messo un vincolo di unicità. Quando abbiamo definito questa tabella abbiamo definito la colonna ordine come unique, evita di duplicati, giustamente. E quindi se provassi a mettere al posto di quel 2 un 3, il database non me lo fa fare. Ma anche se riuscissi a farlo, quindi qua leggete 3, quando poi devo il 3 rimettilo a 2, ne avrei 2 di 3, quindi non saprei quale dei due rimettere. È un problema non banale, cioè non banale, non è complicatissimo, ma è rognoso, è antipatico. Di fatto quello che ho fatto io, cioè il metodo do su giù, che chiamo un metodo, questo non l'ho cambiato praticamente, di nuovo l'unica cosa che ho cambiato è passare la richiesta non al bin ma al DAO, e lo sposta su io ho fatto come se dovessi scambiare tra di loro due variabili, no? Allora ne prendo una, la metto in una posizione temporanea, qui ho messo un numero 9999, poi prendo il secondo, lo metto nel primo, e poi al posto del primo, quello che avevo messo nel 999, rimetto il valore vecchio. Il problema è che ciascuna di queste forza il numero d'ordine diverso l'elemento e fa una query. Quindi in realtà una cosa stupida come scambiare tra di loro di posto due elementi significa mandare al database tre query diverse. Questo ci fa forse un pochino capire che la struttura di questo database, ma forse di più la struttura di questa applicazione come l'abbiamo organizzata, non sia l'ideale. Perché è molto pesante, per fare operazioni semplici è relativamente pesante rispetto al database. Io già la minima ottimizzazione che ho fatto è stata quella di avere queste tre query eseguite nella stessa connessione, quindi ho dei metodi interni, questo forza ordine è un metodo interno che riceve già una connessione come parametro, no? Anziché creare una connessione e poi per ognuna di queste tre query crea una connessione unica e poi esegue tre query in sequenza, quindi un pochino più veloce, ma comunque stiamo martellando abbastanza. Pensate che questa pagina semplice risposta su come minimo fa 5 query al database, non come minimo, ne fa esattamente 5, una per avere il massimo numero d'ordine che viene usato solamente per controllare gli errori, e poi una, due, tre per fare gli scambi, e poi sarà, e quindi siamo a 4, la quinta è la view lista che rigenera la lista. Quindi ogni click dell'utente spara dalle 3 alle 4 alle 5 query sul database. Il numero di query che il database deve gestire è
un ordine di grandezza in più, a spanne, del numero di pagine che gli utenti visitano. Quindi questo povero database rischia spesso di essere poi il collo di bottiglia dell'applicazione web, perché è quello che viene martellato dalle richieste. Quindi questa è la parte che funziona ma mi piace di meno. Sposta giù, in realtà me la sono cavata dicendo che spostare in giù di una voce significa spostare in su la voce successiva, e richiamo il metodo di prima. L'ultimo punto era view stampa, che di nuovo non ho modificato se non per cambiare lo scope del bin, che prima era di sessione, adesso è di richiesta, e per comodità io ho modificato, anziché fare un do stampa che facesse semplicemente il forward a questa vista, ho modificato direttamente la do lista, dicendo alla fine, quando ho finito di calcolare la lista, normalmente farà il forward verso view lista, a meno che nella richiesta ci sia un parametro che si chiama stampa, e allora in questo caso fa il forward verso la view stampa anziché verso la view lista. E questo è un embrione di un controller multifunzione. Un controller che riceve non solamente dei parametri, in questo caso non riceve, ma riceve dei comandi. Cioè questo controller può fare cose diverse, a seconda di parametri che gli passiamo. No, questa è una scelta che spesso si fa per evitare il proliferare di tanti piccoli filetti, ciascuno dei quali fa un pezzo dell'operazione. Allora se ne fa uno un pochino più ampio, a cui passo un parametro o due in più che gli dicono cosa deve fare. Quindi non sono solo i dati dell'utente, ma sono anche le istruzioni su questo controller. E finisce qua, di fatto, il sito. Quindi questo metodo qua di andare a passare un parametro più al controller, così lui poi proseguirà in modo diverso, lo useremo abbastanza più avanti. Adesso ci rimangono ancora due temi da affrontare, sempre per quanto riguarda il collegamento di database, che sono relativi uno alla sicurezza e l'altro alle prestazioni. Quello relativo alla sicurezza è esemplificato dalla modifica o dall'aggiunta, no? L'avevamo già visto velocemente la volta scorsa, dove prendiamo un dato dalla request, e che è il parametro posizione voce. Ricordate che questo parametro posizione voce l'ha scritto l'utente nel campo di testo. Questo parametro lo mettiamo dentro la proprietà posizione voce di questo bin, quindi qui dentro va a finire la stringa che ha scritto l'utente. Questa stringa che ha scritto l'utente lo passo come parametro, pardon, qua, lo passo come parametro message scusate, ho preso il file sbagliato, però non mi trovo, giù, modifica action. Prendo il messaggio che ha scritto l'utente, lo passo come parametro al metodo modifica, il metodo modifica prende questo parametro, che è questo MSG, e lo concatena nella query. Ok? Update lista set voce uguale messaggio, tra virgolette, where ordine uguale a quello che ho detto io. Ma io posso avere un utente maligno che come voce della spesa mi inserisce, ad esempio, virgolette, punto e virgola, truncate lista, punto e virgola, trattino trattino. Allora, immaginate la query come viene fuori. La query viene fuori prendendo questa parte qui, lo copio qua, set voce uguale virgolette, poi viene concatenato ciò che ha scritto l'utente, e poi viene concatenato, c'è ancora un pezzo, no? Nella query, noi mettiamolo, chiuse virgolette, where ord uguale,
E poi c'è aspetta, mi sono perso. Posizione della voce, quindi 7 o 4, quello che sia. Forse ci vuole uno spazio. Ci vuole uno spazio. Quindi, caro utente, mettimi anche uno spazio. Allora, leggiamo un po' questa istruzione. Update lista. Set voce uguale stringa vuota. Questo che cosa si applica? A tutta la tabella. Perché non c'è where. Ma non solo, punto e virgola, truncate lista, cancella tutto dalla lista. E il resto in coda, where, è con il doppio trattino, che è il simbolo di commento dell'SQL, viene tranquillamente ignorato. Allora, ci basta un utente simpatico, che quando prende una voce qualunque e fa modifica, adesso qua probabilmente ho sbagliato qualcosa, ah no, in realtà non ho sbagliato qualcosa, io ho un errore in your SQL syntax, siete manual, vabbè, c'è un errore di sintassi, quindi non sono un bravo hacker. Dovrebbe andare a vedere nei log del database, averli impostati per vedere qual è la query che è stata mandata. Vabbè, non mi guadagnerò da vivere come hacker, non al primo tentativo. Però il problema penso sia abbastanza visibile. Noi stiamo concatenando, creando delle stringhe, concatenando dei pezzi di testo che arrivano direttamente dall'utente. Ma come potremmo risolverlo? Ma potremmo risolverlo semplicemente dicendo che, guarda che attenzione, che se nella stringa dell'utente ci sono dei caratteri particolari, come i doppi apici, io devo fare un escape. Dove c'è doppi apici, prima di mandarlo al database devo trasformarlo in backslash doppi apici. Allora, se la leggo così, questa query, è molto più sana. Voce uguale, aperte virgolette, chiuse virgolette. È una voce strana, ma non viene interpretata come sintassi dell'SQL. E quindi viene tranquillamente infilata nella cella di ordine uguale 4. No? Eseguo questo. Faccio un refresh della tabella e c'è nella cella di riga 4 questo nome strano. Invece senza questa virgoletta, senza questo backslash, eseguire questo comando mi distrugge il contenuto della tabella, della lista. Allora, noi non vogliamo, non possiamo permetterci, no, di lasciare in mano ai nostri utenti questo. Possibilità di... Questa è ancora una cosa semplice, no? Ha fatto del danno, ma la cosa peggiore è se mi va a rubare dei dati, le informazioni sugli utenti, le carte di credito, le password. E quando sentite è stato violato il sistema informativo della tal banca, uno degli approcci è proprio quello che si chiama SQL injection, cioè riuscire a sfruttare la scarsa sicurezza del sito per iniettare del codice SQL violentando il database a fare cose diverse. Allora, come si fa a impedirlo? La tecnica sarebbe quella di, come si dice in gergo, una parola molto brutta, sanitizzare, sanitization in inglese, sanificare forse sarebbe più in italiano, anche se a volte si traduce male, questa stringa. Cioè, analizzare questa stringa e rimpiazzare ogni carattere pericoloso con la corrispondente sequenza di escape che lo renda non più pericoloso. E questo è un modo, chiaro che dipende dalla nostra capacità di riconoscere quali sono i caratteri pericolosi, e quindi è una lotta tra l'ingegnosità degli hacker e la competenza di qualunque programmatore, anche del programmatore più sgualfo all'interno del tuo sito, che magari si è dimenticato un pezzo. C'è invece un modo per risolvere il problema alla radice, che è quello di darsi la regola di non creare mai delle query concatenando dei pezzi di stringa, ma facendolo fare direttamente a JDBC. Come si fa questo? Si fa con un costrutto, cioè sulle slide, ma faccio prima a mostrarvelo qua, poi se volete andare a leggere con calma alla fine delle slide JDBC, si parla di prepared statement. Prepared statement è un'istruzione
preparata in anticipo, di fatto è un modello di istruzione, un template, che ha dei segnaposto, dei placeholder, dei posti liberi in cui poter infilare dei parametri. Ma questo infilare parametri viene fatto direttamente dalla libreria JDBC e non viene fatto dall'utente, da noi programmatori. Allora, in questo caso, cosa dovrei fare? Dovrei creare non uno statement normale, ma vedete che le modifiche sono minime, un prepared statement. Ovviamente devo importare java.sql.prepareStatement. E come ottengo un prepare statement? Da un metodo prepare. Giusto? No, connection.prepareStatement forse. PrepareStatement. PrepareStatement è un metodo di connection che anziché dire create statement, crea un nuovo statement vuoto, prepara uno statement di cui io ti passo la stringa SQL ed eventualmente anche i parametri, ma prendiamo la versione base, in cui ci vado a mettere la query SQL. Questa query SQL, quindi in realtà la devo spostare sopra, al posto dei parametri, delle parti variabili, ha dei punti interrogativi, semplicemente. Quindi io ho uno scheletro di query, un template di query, un modello che dice update list, set voce uguale qualcosa, where ordine uguale qualcosa, senza le virgolette, senza gli apici. Questo è il modello. Poi chiedo la connessione, preparami uno statement basato su quel template. Lui lo prende e qui ovviamente è una stringa fissa, non c'è nessuno che me la può sporcare mettendoci dei caratteri strani. L'utente non può mettere becco in questa stringa. Dopodiché, prima di eseguire l'istruzione, prima di eseguire lo statement, che a questo punto non ha parametri l'execute, il metodo di execute, perché la SQL gli ho già dato in fase di preparazione, devo mettere un valore reale al posto di questi punti interrogativi. Ma questo si fa con dei metodi Java, tranquilli, st.set, set string, perché il primo parametro è una stringa, in cui dico il primo parametro è la stringa msg. E il secondo parametro è un intero, quindi statement.setInt, parametro 2, e l'intero è la posizione della voce. Quindi sto prendendo dei valori msg e posvoce, che sono rispettivamente una stringa e un intero, e sto dicendo allo statement, guarda che come valore del primo parametro, quindi al posto del primo punto interrogativo che incontri, mettici questa stringa. Ci pensa lui a fare tutti gli escaping, la sanificazione che è necessario fare. In realtà non lo fa neppure, perché a livello di protocollo di comunicazione con MySQL gli manda separatamente lo statement e la stringa, quindi non fa neppure lui la concatenazione di stringhe. E al posto del parametro 2, quindi del secondo punto interrogativo che incontri, mettigli la posizione della voce, che è un numero intero. E a questo punto puoi eseguire l'istruzione, riga 250. L'execute update è un metodo di, questa volta non di statement, ma di prepare statement, e quindi non ha parametri. Mentre di statement dovrei qui passargli l'SQL, in realtà qui non glielo passo perché l'ho costruito a pezzettini. Quindi ogni volta, regola generale di salvaguardia, ogni volta che devo fare una query che riceve un parametro dall'utente, soprattutto se è di tipo stringa, perché sugli interi non è che puoi fare grandi porcate, soprattutto di tipo stringa, usiamo sempre questo metodo. Sempre un prepare statement che ci mette al sicuro da ogni tentativo di SQL injection. Per carità, potrebbero ancora esserci dei tentativi di SQL injection che funzionano,
per colpa di bachi nell'implementazione di questo prepare statement, ma non è più colpa nostra, è un problema del fornitore della libreria JDBC a questo punto, per cui magari si tratta solo di tenere aggiornata la versione del JDBC driver, la versione di MySQL, quando gli hacker trovano nuovi modi di, ma non è più un problema, diciamo così, di programmazione, diventa un problema sistemistico e del fornitore della libreria che uso. Quindi noi questo ce l'abbiamo in due punti, ce l'abbiamo nel metodo di modifica e anche nel metodo aggiungi, che sono gli unici due punti in cui c'è un parametro di tipo stringa. E anche qui dovremmo fare la stessa cosa, anzi dovremmo, facciamo la stessa cosa. Vedete che poi è molto, alla fine il lavoro è lo stesso, non è che sia più complicato. Prepare statement a cui passo già le SQL. Andiamo a capo bene. Le SQL dove al posto dei singoli valori, dei singoli parametri, devo semplicemente mettere un punto interrogativo. Che siano interi, che siano stringhe, non si mettono mai comunque gli apici, li aggiunge lui da solo. Quindi è una query qualsiasi dove al posto di alcuni parametri possiamo mettere dei punti interrogativi. Prepariamo questo statement, questa qui la mandiamo via, e dopo ovviamente devo popolare, no, il valore di questi punti interrogativi, quindi st.set, il primo è una voce, quindi un set string, dell'ordine 1 a cui passo la voce, cioè il parametro che ho ricevuto lassù. Il secondo parametro invece è un intero, parametro 2, e gli passo maxord, giusto così. E poi semplicemente l'execute update tolgo il parametro perché esegue la stringa che era già stata preparata. Fine. Non è particolare, anzi, addirittura è più leggibile questa query che non quell'altra in cui esco, entro dalle virgolette, concateno 27 volte e mi perdo negli apici. No? La query, tutto sommato, è più chiara. Allora, vediamo se con queste modifiche funziona ancora, io spero di sì. Torniamo al mio do lista, che ovviamente la lista è morta, e qui vedete che qua aggiungo, ma se io anche aggiungessi con delle virgolette, questo che prima mi dava un'eccezione, adesso passa tranquillamente. Ovviamente. E anche sulla modifica, perché non va? Ah sì, qui ho un altro problema, tempo di sicurezza. Adesso ve lo faccio vedere. Immaginate che io, ok, quindi dal punto di vista del database sono protetto. In realtà ho ancora un altro punto in cui uso non protette delle stringhe inserite dall'utente. Non più nel database, ma nella view lista, dove queste stringhe che mi inserisce l'utente, che poi sono andate a finire nel database, questa volta protette e sicure, quindi al database non hanno fatto danni, ma poi le prendo e le sbatto nell'HTML. Le sbatto nell'HTML qui, oppure le sbatto nell'HTML dentro la view modifica, no? Allora, cosa succede se un utente, di nuovo qua, mi inserisce una descrizione che sembra che sia un frammento di HTML? Io la aggiungo e ho creato un link su un sito che non era previsto. Ma ho creato un link e al posto di un link posso mettere in realtà un'immagine, potrei mettere un frammento di CSS, per cui col CSS potete nascondere tutto, modificarlo. Potrei mettere un pezzo di JavaScript,
quando impareremo a farlo, per cui questo qui può prendere il controllo più totale di questa pagina. Perché ho preso una stringa che è arrivata dall'utente e l'ho out.print messa nella pagina HTML e questa, poverina, fa parte dell'HTML della pagina. Il motivo per cui il modifica qua non funzionava, in realtà funziona, perché se vado a vedere il sorgente di questa pagina, ho messo input type uguale text, name uguale voce, value uguale sta roba qui. Solo che questo value uguale, poiché comincia con un doppio apice, quando il browser parsifica questo, dice ok, value uguale stringa vuota e poi sta roba qua è porcheria. Sembra che siano degli attributi in più dentro il tag di input. Questi punti e virgola sarebbero errori di sintassi nell'HTML, ma vengono ignorati dal browser. E anche qua dovrei fare l'operazione di sanificazione della stringa, questa volta non più andando a pensare quali sono i caratteri pericolosi per il database, ma questa volta quali sono i caratteri pericolosi per l'HTML. Per esempio il minore, il maggiore, anche qui le virgolette, e sostituirle con i caratteri di escape opportuni. Il minore con e commerciale LT punto e virgola, il maggiore con e commerciale GT punto e virgola, le virgolette con e commerciale, non mi ricordo mai, perché quota è l'apice singolo e il doppio apice non mi ricordo come si chiama in HTML, ma insomma ci sono anche qui delle conversioni che dovrei fare. Ci sono delle librerie che lo fanno, però è per capire che dobbiamo sempre fare attenzione col testo degli utenti. La cosa più importante chiaramente è proteggere il database, perché se qualcuno arriva al database non abbiamo più nulla. L'HTML è un pochino più complicato, ma è anche questo da fare, forse meno grave. Va bene, questo era il primo punto per cui ho questa lista della spesa, no, l'ho usata come pretesto per introdurre il prepare statement. Quindi, regola generale, tutte le volte che costruiamo uno statement concatenando parti di stringa, sempre usare prepare statement e mai statement normali. È concesso, se vogliamo, non fa male farlo su, ad esempio, beh, questo è uno statement normalissimo che non ha parametri e quindi va bene così, che sia prepared o no, è fisso, è una stringa fissa, quindi non dà problemi. In altri casi, ecco, vedo qua, ord uguale più posizione voce. La posizione voce è un intero. E quindi è già un numero intero, non può succedere nulla di strano. Magari un intero strano vale meno 12.000, ma vabbè, ci penserà poi il database a non cancellare nessuna riga se non c'è quel numerino lì. Attenzione che diverso è un intero rispetto a una stringa che arriva dall'utente che si presume che contenga un numero intero. Perché se dico un campo di testo in cui l'utente ha scritto un numero intero, nessuno vieta all'utente di provare a scriverci delle porcherie diverse. Ma in realtà questa è una variabile già di tipo int. C'è già qualcuno a monte che ha convertito la stringa in un int, e se per caso quella stringa non era un intero valido, si è bloccato prima. Chi è questo qualcuno? È il controller quando ho fatto il set parameter, scusate, set property del bin, in cui ha preso il valore del param, che era una stringa, e l'ha messo nella property del bin. No, scusate, questo, in questo caso era l'elimina, l'avevo fatto a mano, se non ricordo male. Esatto. Ho preso questa che è una stringa, pos è una stringa, e quindi è pericolosa perché è una stringa che arriva dall'utente, e ho fatto un parseInt. Mal che vada, il parseInt mi risponde 0, mi sembra che non generi nessuna eccezione, ma restituisce comunque il numero intero. Qualunque schifezza c'era qua dentro non può, viene dimenticata, persa, nascosta e non viene mai usata, se non il valore intero eventualmente presente. Questo anche se il parametro posizione voce non è mai stato scritto esplicitamente dall'utente. Cioè l'utente non deve mai dire modifica la voce numero 4, ma è semplicemente cliccando, elimina. Semplicemente cliccando sul link elimina viene generata una URL con post voce uguale 4. Ma è un gioco da bambini di 10 anni andare a prendere questo indirizzo e sostituire al posto del 4 qualunque cosa voglio.
perché basta richiamare questa URL con un valore diverso. Quindi anche se quel numero non è stato fisicamente inserito dall'utente, se fa parte di un link, se fa parte di un campo hidden dell'HTML, è uguale, non ferma nessuno rispetto al tentativo di sporcare i dati. Non vi ho voluto dare delle idee per le vacanze di Natale di andare a cercare dei siti in giro, ma è da tenere presente. Purtroppo molti siti amatoriali sono fatti senza minimamente pensare a queste cose. Se il link non si vede, se il campo è nascosto, allora nessuno lo può cambiare. No. Ok. La seconda, il secondo ragionamento che volevo fare su questa applicazione è quello di prestazioni, di velocità di esecuzione. Però su questo mi aiuto con un paio di lucidi, che sono sempre gli stessi. Dunque, qua. Quelli sul JDBC che abbiamo già usato. In fondo c'è la parte che parla di prepare statement, noi l'abbiamo visto direttamente sul codice, mentre invece la parte che vi volevo ancora aggiungere è quello relativo ai connection pool, connection pooling. Allora, qual è il problema? Il problema è che quando visitiamo, diciamo, un sito, ci siamo già resi conto in modo molto piccolo, tutto sommato, per ora, è che ogni singola pagina, per poter essere creata, genera un ventaglio di query verso il database. Perché il database l'abbiamo comprato apposta, è lì apposta, è il suo lavoro eseguire query. Ma chi ha pensato i database 30 anni fa, li pensava come server collegati ad applicazioni gestionali in cui c'era un software su un terminale dell'utente e questo terminale dell'utente si collegava al server alle 8 del mattino e si staccava alle 5 del pomeriggio. Apriva una connessione e su questa connessione viaggiavano tutte le query. Il modello di uso del database è quello. Apri una connessione, il server su questa connessione si crea dentro il database management system, si crea tutta una serie di strutture dati, di cache, di ottimizzazione che servono per gestire le query di quell'utente lì e tenerle isolate rispetto alle query degli utenti diversi. Quindi il dimensionamento dei database viene fatto pensando, ipotizzando una connessione di lunga durata, ore. Noi invece abbiamo delle pagine web che durano 20 millisecondi, il tempo di esecuzione, e magari fanno 3 query. E di queste 3 query, se riesco faccio una connessione sola, e se non ci riesco per pigrizia, ogni query aprirà la sua connessione e la chiuderà. Pensate al metodo getMaxPose che ho implementato, per poter essere chiamato in modo indipendente, lui si apre una sua connessione. Quindi ciò che succede è che vengono aperte verso il database tantissime connessioni, aperte e chiuse subito dopo. Ma il database non lo sa che quella è una connessione già getta, lui deve comunque preparare, ogni volta che apre una connessione gli devo passare la password, lui deve controllarla, insomma una serie di operazioni da fare in più, aprire il socket, chiuderlo. Allora, se andate a fare un profiling di applicazioni web, cioè profiling significa andare a misurare il tempo come viene speso, in quali parti di codice viene speso, vi accorgete che la maggior parte del tempo viene spesa nell'aprire e chiudere connessioni, soprattutto aprire connessioni. Cioè il database ci mette più tempo ad aprire a fare la connect che non a fare la query. Perché è stato ottimizzato così? Allora, in attesa che inventino dei database che non hanno bisogno di connessione, che per ora non ci sono ancora, quindi risolvere dei problemi, il problema lo risolviamo a livello applicativo. Se costa tanto aprire una connessione, allora possiamo usare un trucco. All'avvio dell'applicazione, quando Tomcat parte, apro 5, 10, 15 connessioni verso il database. Sono connessioni che non fanno niente, stanno lì in idle, in attesa. Quando una pagina
JSP avrà bisogno di chiamare un DAO che avrà bisogno di collegarsi al database per fare una query, anziché dire a quel DAO apri una nuova connessione, gli dirò senti usa una di quelle che ci sono già, ce ne sono 10, sono tutte lì che non fanno nulla, ti presto la prima, usala e quando hai finito me la restituisci, non la chiudere davvero, me la restituisci. E così il numero di connessioni aperte è sempre lo stesso, queste connessioni vengono date in prestito per quei poche decine di millisecondi di cui ne hanno bisogno alle varie pagine web. E alla fine vengono restituite, quindi ho il cosiddetto connection pool, quindi un blocco di connessioni, sempre attive, che vengono appunto prestate e restituite tra le varie pagine web. In questo modo azzero il costo di connessione iniziale. Vabbè, in realtà all'avvio di Tomcat c'è un'apertura di un blocco di connessioni, ma dopodiché ho nascosto quel costo. Devo fare un po' più attenzione, perché io nel mio DAO, quando mando una query, la query la sto mandando sulla connessione che era già stata aperta, su cui magari erano già viaggiate altre 3 query prima e ne viaggeranno altre 6 dopo. Mentre finora aprivo la connessione, lanciavo una query, chiudevo la connessione, la mia query era totalmente isolata. Mentre questa query, dal punto di vista del database, fa parte di una serie di query che scorrelate tra di loro, ma che appartengono tutte alla stessa connessione. Questo vuol dire che quando io finisco le query devo lasciare il database in uno stato coerente. Ad esempio, io non posso scrivere open transaction, se voglio fare una serie di query all'interno di una transaction per isolarle, e poi non fare la corrispondente close transaction, sennò quella transazione rimane aperta e le query di altre pagine vanno a fare operazioni dentro una transazione che non è la loro. Ma per query semplici il problema non si pone, il problema si pone quando dobbiamo gestire transazioni eventualmente. Quindi devo fare un pochino più attenzione perché sto usando una risorsa condivisa e non una connessione tutta mia, se vogliamo, il concetto è questo. Quindi utile, allora vuol dire che però dobbiamo dal punto di vista pratico fare due cose. Uno è chiedere a Tomcat quando lui parte di aprire un po' di connessioni. Tra l'altro il numero di connessioni aperto potrebbe essere un parametro soggetto a ottimizzazione, nel senso che il server se vede che c'è più richiesta può a runtime aprirne delle nuove, se vede che c'è meno richiesta può decidere di chiudere alcune di quelle non utilizzate, no? E quindi dinamicamente variare il numero di connessioni. Ma devo sapere come fare a dire a Tomcat di fare ciò. Prima punto. La risposta lo si fa, premessa, Tomcat è in grado di farlo questo, no? Quindi non è una funzionalità che lui ha, altrimenti se non fosse in grado già di farlo Tomcat dovrei crearmi, installarmi una libreria apposta per farlo. No? No, per fortuna Tomcat lo fa già, devo solo dirgli di farlo. Questo lo si fa andando a inserire delle istruzioni in un file che si chiama context.xml. No, Tomcat quando parte legge le istruzioni che sono scritte in un file che si chiama server.xml, che è generale, e poi per ogni applicazione web attiva va a leggere un file che si chiama context.xml, che dà l'impostazione di quell'applicazione web. Quindi dovremo creare un file context.xml per dire a Tomcat, senti, per favore, mi apri un pool di connessioni verso il database e ti do le istruzioni, ti do la URL, ti do la password, ti do il nome utente, perché sei tu che devi aprirle. Primo punto. Secondo punto, dobbiamo mettere l'applicazione web in grado di usare quelle risorse, di usare quelle connessioni. Quindi non faccio più la get connection nuova, ma devo chiedere a Tomcat, senti, prestami una delle connessioni che hai. Devo trovare qual è l'oggetto di Tomcat da chiamare per farmi dare le connessioni. Quindi devo trovare l'oggetto e chiedergli di darmi una connessione. Trovare l'oggetto si fa impostando alcuni parametri, alcune informazioni in un file che si chiama web.xml. Web.xml, che fa parte del progetto. E mentre questo mi permette di localizzare un oggetto che si chiama DataSource. Il DataSource è un nome un po' strano, per l'oggetto JDBC che gestisce il connection pooling. Quindi nel web.xml dirò dove si trova il data source. Nel context.xml dirò Tomcat crea questo data source. E poi una volta che io mando l'oggetto data source, lui ha un metodo che si chiama, guarda caso, getConnection. In realtà anziché un getConnection, come facevamo prima, il getConnection non lo chiamo più sul driver manager che mi dà una connessione nuova, lo faccio sul data source che mi dà una delle connessioni vecchie esistenti. Da quel punto in avanti è tutto uguale, non mi accorgo più di nulla.
Allora, vediamo un po' come funziona tutto questo in pratica. Allora, tutto si basa su questo oggetto data source che è previsto dal JDBC e che è implementato non nel driver MySQL, ma è implementato direttamente dentro l'application server, dentro Tomcat, quindi funziona con qualunque database. Vabbè, questo è il diagramma delle classi, ma non ci interessa, stiamo sul pratico. Allora, dicevamo, abbiamo bisogno di due informazioni, di dire alle pagine web, alle pagine GSP, dove si trova il data source, che è un oggetto che viene creato da Tomcat, ma io poi devo trovarlo, devo ottenere un riferimento, non posso farla new io, la fa Tomcat, e poi invece dire a Tomcat di crearlo. Allora, identificare, trovare l'oggetto data source si fa attraverso un'interrogazione a una directory. Qui le cose si complicano se andassimo nel dettaglio. Le directory sono, di nuovo, dei contenitori di nomi e di informazioni. Tomcat implementa una versione molto leggera di una directory che rispetta le specifiche JNDI, che significa Java Native Directory Network Directory Interface, Name Directory Interface, quindi viene implementato direttamente e questa directory, questo elenco di nomi, viene popolato e aggiungendo delle risorse, resource reference, all'interno del file web.xml. Questo file è poi interrogabile facilmente dagli oggetti Java della mia applicazione. Quindi di fatto ti devo dire, guarda, io voglio usare un oggetto data source, di tipo data source, con autorizzazione a livello di container, quindi di fatto autorizzazione di accesso a livello di Tomcat, che ha questo nome. Per convenzione i nomi li iniziamo con JDBC, è una sorta di nome gerarchico, slash nome del database che vogliamo usare. Quindi questo praticamente memorizza all'interno di queste directory il riferimento a un oggetto di tipo data source e lo rende accessibile con questo nome. L'oggetto non c'è ancora, bisogna crearlo. Crearlo, devo dire a Tomcat, per favore crealo. Questo lo faccio aggiungendo delle istruzioni all'interno del file context.xml. Dove sono questi due file? Attenzione che web.xml è dentro una cartella che si chiama webinf del progetto. Context.xml invece è, questo è sbagliato perché secondo me è metainf, context.xml. Mi è sbagliata la slide, che contiene, è un file XML che alla fine può contenere altre cose, ma a noi interessa che contenga questo, resource. Significa, crea una nuova risorsa, dagli quel nome, e ovviamente deve essere lo stesso nome con cui la richiamo dall'altra parte, autorizzazione di tipo container, type uguale Java data source, e va bene, e da lì in poi ci sono i parametri da passare alla creazione di questa risorsa. In particolare dice, guarda, tu crea delle connessioni, massimo 100, minimo 30, aperte, 30 è già un bel numero, a noi basterebbero forse 2, il timeout è di 10 secondi, quindi se dopo 10 secondi una connessione non serve puoi chiuderla, se dopo 10 secondi una query non finisce di rispondere puoi distruggerla, e poi ci sono le informazioni di collegamento, la URL, JDBC, driver class name, quindi il driver JDBC da usare, e il nome dell'utente della password, cioè le stesse informazioni che avevamo nella connessione. Quindi queste sono istruzioni per dire a Tomcat creami il connection pool, queste sono istruzioni per dire rendilo disponibile e interrogabile dalle classi dell'applicazione. E come fanno le classi dell'applicazione a crearlo? Così, questa è l'istruzione chiave, lookup JDBC testDB, che restituisce un oggetto, un riferimento all'oggetto data source. Quindi dentro il mio codice scriverò questa istruzione di lookup. Cerca nella directory un oggetto che sia stato registrato con questo nome. E io so che è un oggetto di tipo data source e quindi lo posso ottenere. Le righe superiori servono per di fatto inizializzare l'oggetto con cui posso fare il lookup, quindi a guadagnare l'accesso alla directory, ma sono sempre uguali queste. Crea un nuovo context, poi all'interno del context chiamo l'elemento radice,
e poi dentro l'elemento radice chiedo se c'è questo nome. Da questo momento in avanti è tutto uguale, nel senso che quando ho bisogno di aprire una connessione, quindi queste istruzioni, il primo blocco fino a qua, fino a data source, immaginiamocelo dentro la classe che abbiamo chiamato dbConnect, che mi dà il data source. Quelle successive ce le possiamo immaginare dentro i DAO che fanno le query veramente. E cosa fanno? Semplicemente get connection, usano la connessione, close. Solo che poiché la get connection viene chiamata non sul driver manager, ma viene chiamata sul data source, il significato di questi due metodi è diverso. Get connection non crea una nuova connessione, ma la prende in prestito da quelle esistenti, e la close in realtà non la chiude davvero, ma la restituisce al pool. Quindi è stato ridefinito. Noi continuiamo a usare close, continuiamo a usare get connection, ma fanno cose diverse, perché prendono in prestito dal pool. Con questa quindi semplice modifica, quindi si tratta di modificare questi due file di impostazione e modificare un minimo il modo in cui la classe che abbiamo usato dbConnect fa la connessione, con nessuno sforzo aggiuntivo riusciamo a costruire un'applicazione web che usa connection pooling anziché usare connessioni singole. E questo dà un vantaggio in termini di prestazioni rispetto al database almeno di un fattore 10. Da 10 a 100 volte più veloce a seconda del tipo di query che fate. Quindi per noi sarà la norma. Adesso non lo faccio in tempo reale perché bisogna fare un po' di copia e incolla e mettere a posto i valori del database, eccetera. Però nella versione del sito che poi vi metto online, ne faccio una versione che è questa che abbiamo sviluppato finora e poi una versione subito dopo, in cui avrò modificato sia il dbConnect che questi file web.xml e context.xml per usare del connection pooling. E che sarà la versione che useremo poi per andare avanti, adesso non nel caso della lista della spesa, ma nel caso poi del sito del corso. Vabbè, qui ci sono alcuni dati che fanno vedere perché serve. Quindi noi dovremo modificare, ricordiamocelo, la nostra poveretta dbConnect. Anziché fare il for name, avere la dbURL dentro. Tra l'altro a questo punto la dbConnect non sa più qual è il database, né quali sono le informazioni per collegarsi al database, perché la dbConnect farà solamente queste istruzioni. Deve solo sapere qual è il nome simbolico con cui abbiamo chiamato il database. Il resto è codice standard, non c'è informazioni sulla password, sull'utente, su MySQL. Quindi molto meglio, perché noi abbiamo spostato l'informazione su qual è il database a cui collegarsi dai parametri interni di una classe, l'abbiamo spostata in un file di configurazione del server. E quindi è molto più facile da modificare. Se dovessimo spostare il server su un'altra macchina, non devo toccare, non devo neanche ricompilare una classe. Semplicemente cambiare un file XML di configurazione. E quindi aumento, ovviamente, ci guadagno anche in portabilità. Ok, e con questo direi chiudiamo il discorso sui database, ci danno a tutte le cose che conosciamo. Oggi, al di là di aver visto i dettagli, abbiamo imparato queste due tecniche del prepare statement e del connection pooling, che per noi da adesso in avanti saranno standard, okay? Le useremo normalmente. Connection pooling costa niente, nel senso che basta poi andare avanti sul progetto che ha questi due file e non ve ne accorgete neppure che lo state usando. Me ne accorgerete qui, quando vedrete il numero di connessioni aperte verso il database, che sarà molto superiore. Ma questo è normale, perché saranno le connessioni che il Tomcat apre, e vedrete che la maggior parte saranno vuote, nel senso che non avranno nessuna operazione in corso in quel momento, e alcune invece lavoreranno, ma questo non ci preoccupa. Il server ha impostato un numero massimo di connessioni possibili, ma per noi sono sempre, adesso in questo caso mi pare che sia qua il numero massimo di collegamenti possibili, ma poi qua mi taglia sempre le parti, quindi non riusciamo a vederlo. Va bene,
Io a questo punto farei una pausa per poi passare invece all'altro argomento, che sono i fogli di stile e il sito della tesina, magari prima il sito della tesina, così cominciate a pensarci e poi vediamo i fogli di stile. Facciamo intervallo, un quarto d'ora.